Siamo ovviamente dispiaciuti per la sconfitta, perché alla fine è maturata per l'epilogo finale, per la bravura di Rimas, che quei canestrini non li sbaglia mai, e noi abbiamo avuto la disavventura oltretutto di scivolare con il suo marcatore. Però al di là di questo, dobbiamo essere capaci di uscire da questa partita fiduciosi e, se vogliamo usare un termine forse esagerato, rincuorati. Abbiamo bisogno di giocare una partita di questo tipo, dove chiaramente ci sono stati tanti errori sia da una parte che dall'altra, però momenti della partita dove abbiamo fatto le cose giuste, non sempre, però abbiamo fatto nel momento in cui dovevamo recuperare, nel primo tempo le abbiamo fatte nel momento in cui Reggio Emilia nel terzo quarto è andata avanti, siamo stati capaci di riprenderci. Ecco, dobbiamo cercare di uscire da questa partita capendo che dobbiamo essere anche un po' più tranquilli. Oggi eravamo veramente molto nervosi. Eravamo molto nervosi, credo che si sia visto, e non dico senza ragione, perché la partita era importante, perché la squadra sapeva come fosse importante un'eventuale vittoria a Reggio Emilia contro una squadra che ci aveva battuto in casa e che, come noi, cerca di avere una posizione ottimale per i play-off. Per cui dobbiamo ecco, uscire da questo per fare tesoro, sapere che dobbiamo essere un po' più tranquilli, sicuramente giocare con grande agonismo, però senza perdere la testa, perché non ce lo possiamo permettere. Perché poi alla fine, se perdi la testa in partite così delicate, va a finire che ti manca sempre qualche cosa. Già ci manca magari il fatto di aver perso un rimbalzo, di aver speso un fallo come dovevamo fare sull'ultimo canestro da sotto, quando noi eravamo ancora con 4 falli e avremmo dovuto avere la presenza di spirito di fare fallo. E questo è un fatto sicuramente anche di esperienza, per cui dobbiamo veramente essere rammaricati, però trarre da questa partita qua tutte le cose buone da cui possiamo trarre, in modo perché ci devono servire per farci capire che se avevamo bisogno una dimostrazione per essere competitivi e di essere competitivi, oggi l'abbiamo avuto.